Napoli Calcio, opzionato altri 6 anni di ritiro estivo in Abruzzo a Castel di Sangro. È stata prorogata la convenzione. Oggi conferenza stampa nella città partenopea. Ma adesso ci colleghiamo in diretta con Paolo Durante, che ha seguito per noi questa conferenza con alcuni protagonisti abruzzesi. Buonasera Paolo. Dunque, prorogata la convenzione, ma ci sono stati diversi momenti significativi, ce li riassumi tu? Sì, grazie Gigliola, buonasera naturalmente a tutti. È terminata poco fa la conferenza stampa molto lunga qui a Palazzo Petrucci a Napoli. Dunque la squadra partenopea tornerà in ritiro precampionato in Abruzzo dopo una prima parte che effettuerà in Trentino, in Val di Sole. Il Napoli Calcio proseguirà il suo ritiro a Castel di Sangro in provincia dell'Aquila, già fissata. Le date, il periodo sono state già fissate dal 25 di luglio al 10 di agosto. Questo è il quinto dei 6 anni di contratto, ma come annunciavi tu da studio, la grossa novità è che ci saranno altri 6 anni, o almeno sono stati opzionati altri 6 anni per questo ritiro precampionato del Napoli in Abruzzo. Nel periodo in cui la squadra partenopea rimarrà a Castel di Sangro e dintorni ci sarà hanno praticamente 4 amichevoli internazionali, ne sono state fissate già 3. Il 28 di luglio il Napoli giocherà con la squadra turca del Demirspor, il 31 di luglio con una squadra francese da decidere, poi il 3 di agosto con la formazione spagnola del Girona. Il quarto incontro amichevole invece è ancora da decidere, sia la data che la formazione da incontrare, probabilmente sarà una squadra tedesca. Ed ora sentiamo alcuni contributi degli ospiti. Sentirete prima il presidente De Laurentiis, poi il presidente della regione Abruzzo Marsiglio e infine il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso. E io mi fermo qui e saluto tutti. A voi. Il sindaco Angelo Caruso mi ha promesso che inaugureremo questa sua nuova creatura pazzesca, perché ha creato una piscina formidabile, anzi una serie credo di attività anche intorno alla piscina. Allora vero, ho detto: senti, Angelo, è così? Dico, tu la volevi inaugurare a settembre, inauguriamola quando stiamo su, così magari organizziamo una pallavolo dentro la piscina con tutti i calciatori, e quella è una palla a nuoto. Sì, vabbè, una palla a volo nella piscina è una palla a nuoto, è chiaro. Mamma mia, come sei preciso, veramente, Guido, veramente. Sei pesante, è l'età, è stato pesante da quando io sono arrivato, pesantissimo. Presidente De Marsiglio, dal rosa del Giro d'Italia all'azzurro del Napoli è davvero un attimo, l'Abruzzo continua a puntare sui grandi appuntamenti sportivi. Sì, proprio nella giornata di oggi in cui il Giro dalla tappa di Martinsicuro lascia l'Abruzzo, sono stati 4 giorni di festa, bellissimi, e ad oggi annunciamo il ritiro del Napoli Calcio da fine luglio fino al 10 agosto, 15 giorni intensi, prevediamo anche quest'anno decine di migliaia di presenze, anzi Castel di Sangro ne ha contate circa 250.000 nella ultima stagione, è stata davvero un successo enorme. Noi puntiamo sul grande sport, sui grandi eventi sportivi come traino di popolarità, di conoscenza del territorio, di volano turistico. Non sono solo questi gli appuntamenti, a luglio avremo il Giro Women, a giugno l'eroica del Gran Sasso, poi i mondiali di sport rotellistici, e mi fa piacere vedere che sindaci, esponenti di quel partito che ha fatto la campagna elettorale dicendo che avremmo dovuto cacciare il Giro d'Italia, non pagare il Napoli Calcio e così via, adesso sgomitano per avere il prossimo anno le tappe di partenza o di arrivo del Giro. Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, intanto che cosa ha regalato al presidente De Laurentiis? Abbiamo regalato un corno, ovviamente insomma è l'elemento simbolo della scaramanzia, ma in ogni casa nostra, in ogni luogo a cui teniamo è conservato. Noi
l'Alto Sangro ha un legame particolarmente importante, una radice storico-culturale con la città di Napoli, con le, diciamo, con le tradizioni campane molto forte. E poi l'acqua benedetta. E poi l'acqua benedetta del Sangro, ma non è finita qua, perché poi abbiamo regalato una statuetta che insomma è di nuova introduzione nel panorama delle santità, che si chiama Santa Pazienza. E quindi, ironizzando un po' su questa che è la, diciamo, la, anche l'auspicio, quindi scaramantico, diciamo che è quella che invece poi una prerogativa di chi ha il compito di gestire situazioni complesse, quindi c'è anche l'assistenza di qualcosa di, diciamo, di sacro.